buongiorno a tutti voi, una giornata che inizia ancora una volta in pole position e un saluto particolare stamattina va ai nostri amici della bellissima Firenze, una delle capitali italiane, ambasciatrici della cultura italiana nel mondo. E se si parla di cultura, si deve parlare anche di cultura del mangiar bene. Oggi abbiamo ospite uno dei ristoranti più rinomati, più menzionati di Firenze, ristorante Il Santo Graal. Allora ringrazio il dottor Emanuele Canonico che è con noi quest'oggi. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi, titolare appunto del Il Santo Graal. Vediamo un po' come nasce allora Il Santo Graal. Il Santo Graal nasce dal sottoscritto perché è stato praticamente tramite la nostra famiglia, quindi mia moglie, da una trattoria in pieno centro storico a Piazza San Felice, la Mangiatoia, abbiamo acquisito questo fondo in via Romana, dove prima c'era un fondo dove facevano il ferro battuto, quindi lavoravano il ferro battuto progettando lampadari, letti, eccetera, eccetera. Da lì è nata l'idea, ho visto questo fondo molto asimmetrico, di ristrutturarlo. E quindi ci siamo fermati un attimino con mia moglie dicendo quale potrebbe essere il nostro futuro, aprire un altro ristorante, tanto per cambiare. Certo. E quindi da lì nasce la progettazione del nuovo ristorante che oggi si chiama Il Santo Graal. Il nome deriva da un giorno eravamo lì, Ecco, un nome curioso, un con nome una curioso perché storia, eh. sì, un giorno eravamo lì con la ditta edile che ha fatto i lavori, mangiando un panino classico, finocchione e pecorino, si mangia a Firenze, c'era questa forma di calice sul terreno e da lì mi è venuto il solito in gergo si dice flash, dove ho pensato all'ultima cena di Gesù col calice e da lì ho detto io devo fare degustazione, ottimi vini, qualità, da lì nasce il nome del Santo Che poi fa Graal. venire in mente anche la ricerca di un qualcosa di prezioso e di straordinario. Infatti, anche perché dopo ci siamo fermati in famiglia, perché il nome non è stato così facile e immediato da poterlo, insomma, dargli una definizione, un'importanza. E quindi la ricerca poi del famoso Graal per noi era proprio questa qui, la qualità sotto tutti i punti di vista Certo. della progettazione. Dei piatti, quindi food and beverage, e quindi dei vini da abbinare alle degustazioni che noi proponiamo. Canonico, il vostro piatto forte qual è? Il nostro piatto forte, uno dei nostri tanti piatti forti, grazie a Simone Cipriani, il nostro chef, è lo scoglio senza scoglio. Tutto parte, anche lì c'è una storia, cioè noi, alla trattoria facciamo la classica tradizione toscana. E qui invece facciamo una Più cucina di ricercata. più ricercata, innovativa. Quindi, ad esempio, per Vediamo un po' che renderci cos'è conto, questo ecco, scoglio senza scoglio. questo scoglio senza scoglio riguarda tutti i molluschi che vengono messi nel piatto, nello scoglio, vengono fatti cuocere, viene ricavato un juice. Da questo juice gli spaghetti vengono cotti nel bollitore un paio di minuti e poi vengono ancora cotti, la cottura viene finita in questo juice in padella, in modo che tutto quello che si è formato viene assorbito dalla pasta. Direi che l'acquolina in bocca ce l'abbiamo, anche se sono le 7 del mattino, ma già siamo in proiezione per un buon pranzo, È una buona un'ottima cena. colazione. Io ringrazio il dottor Emanuele Canonico, ristorante del Santo Graal, per essere stato con noi quest'oggi e torniamo domani mattina puntuali, sempre la sveglia deve essere alle 7 sul 282 del digitale terrestre per parlare di questo, di eccellenza, di italianità, di moda, di cucina come quest'oggi. E allora ricominceremo in pole position.